Signore e signori, buonasera e bentornati. Io sono Lexi e oggi volevo andare nuovamente a parlare di Germania e fare un confronto con un aspetto relativo al web, con l'Italia. Già in passato siamo andati a fare confronti tra quello che è il web in Germania e in Italia, perché c'era un periodo in cui tutti si lamentavano di YouTube, dicevano che era il massimo del trash e via dicendo, per cui io sono andata a dire sì, questo è quello che abbiamo in Italia, ma guardiamo anche all'estero cosa succede altrove, e la situazione è migliore e la mia risposta era sostanzialmente no. Poi sono tornata a parlare di programmi televisivi tedeschi nel momento in cui andava di moda Family Stories e continuavo a ricevere le notifiche qui su YouTube di alcune parti di episodi di Family Stories, che è un programma tedesco assolutamente trash, e ancora una volta mi sono trovata di fronte a un programma tedesco che è molto più trash, secondo me, di qualunque cosa la TV italiana riesca a concepire. E continuando ad andare avanti, io continuo a trovare programmi tedeschi sempre più trash che non hanno, secondo me, dei paragoni sulla TV italiana, cioè è un livello di trash talmente trashoso che più trash di così non si può. Sono vestita in maniera così particolare con questa diciamo eccesso di rosa perché sapete che amo la moda alternativa giapponese, quella kawaii, quindi quella carina che punta sul rosa, su pizzi, su ruche e cose similari, e quindi mi è stato consigliato un canale tedesco dove sostanzialmente questa è l'estetica di base, quindi YouTube non è che abbia completamente sbagliato, solo che andando a cliccare questi video, il canale si chiama Victoria Zarina, che sono le due hostess, le due ragazze che gestiscono il canale, o meglio che si presentano sul canale, perché lo trovo molto professionale e secondo me non sono solo queste due ragazze che lavorano sul canale, ma c'è dietro proprio tutta una struttura con chi li controlla le luci, chi decide i setting, chi decide gli argomenti, insomma mi sembra qualcosa di un po' troppo professionale perché siano due ragazze che hanno deciso di mettersi sul web e secondo me sono due modelle. Il primo impatto nel momento in cui sono andata ad aprire questo canale mi ha colpito Zarina, che è la ragazza, non so di che nazionalità sia, o meglio di che etnia sia, perché nazionalità è sicuramente tedesca anche dalla pronuncia e dal modo in cui parla, però non lo so, anche di asiatico nel vederla, e ha queste due labbra canotto che decisamente, quantomeno a me, fanno impressione. Il primo pensiero è: ma questa è rifatta o cosa? Cioè, il primo impatto, a dir la verità, sembrava più una pornostar che una ragazza che decide di mettersi sul web e per andare a fare video, soprattutto vista la tipologia di video. Perché la tipologia di video, secondo me, è quella che va per la maggiore tra i bambini, nel senso che ci sono queste due ragazze che giocano tra di loro, hanno comprato addirittura una Bauernhof, una fattoria, dove giocano a nascondino, dove fanno challenge sostanzialmente con tutte queste pareti colorate di rosa e divani in tinta. Insomma, è per questo che mi sembra una cosa molto costruita, cioè mi sembra improbabile che due ragazze molto giovani possano permettersi la villetta in cui vivono da sole insieme e appunto fanno le loro cavolate. E mi sembra, soprattutto nel vedere i thumbnail, quindi come si presentano tra un video e l'altro, che sia più, allora, non posso dire pornografico perché sicuramente YouTube l'avrebbe bloccato, ma diciamo soft porn, cioè quella via di mezzo, che quella è la direzione e che quindi il target non sono realmente ragazzini, però che non supera gli eccessi di quello che YouTube considera inappropriato, altrimenti il canale sarebbe stato segnalato. E infatti mi ha colpita nel guardare i commenti a questo canale, notare che non sono commenti di bambini, o meglio, non sembrano commenti di bambini, prima di tutto per gli avatar che queste persone sono andate a scegliersi per presentarsi nello scrivere i loro commenti, che quindi non mi sembrano degli avatar da cartoni animati che potrebbero interessare dei bambini. E seconda cosa, anche per lo stile, per la grammatica che utilizzano nello scrivere, che ancora una volta non mi sembra una grammatica da bambini, nonostante i commenti non è che siano particolarmente edificanti, cioè per dire ti amo, sei bellissima, mi piacciono un sacco i tuoi video, sei la migliore e via dicendo, insomma non è che ci sia un reale confronto o un argomento su cui dibattere, anche perché il canale in sé, non so perché questo avatarino non riesce più a muovere la bocca, ecco ce l'abbiamo fatta, anche perché il canale in sé non è che sia un canale che stimola particolarmente la... Ce la facciamo?
No, oggi ha deciso di non collaborare, che è un canale che stimola particolarmente la riflessione e quindi cioè, è anche in linea il tipo di commenti che ricevono con lo stile del canale. Però, ripeto, mi sembrava un qualcosa di estremamente trash. Per appunto il tipo di video che fanno, assolutamente paragonabile a alcuni contenuti italiani, però secondo me sui contenuti italiani non ho mai visto questa attenzione al fisico delle presentatrici che viene quasi sottolineato. E soprattutto il modo quasi decerebrato, mi viene da dire, con cui fanno i video. Was sagt ihr zu meinem Weihnachtsbaum? Fail! Ich habe ein Problem. Es ist gerade so peinlich. Das hat immer so gut funktioniert. Wie heißen da? Victoria, Sarina. Könnten wir dann endlich mit der Bescherung beginnen? Okay. Kann ich dir als erstes ein Geschenk geben? Da sage ich nicht nein. Gibt's eine Reihenfolge? Versuche mich gerade zu erinnern, wo da was drinnen ist. Pur non essendo video destinati a dei bambini, perché, ripeto, mi sembrerebbero dei contenuti assolutamente adatti per dei bambini, però mi sembra che il pubblico non sia quello e quindi non so se fosse l'intenzione originale, ma visto il tipo di thumbnail probabilmente sì, o se semplicemente ha attirato l'attenzione di un tipo di pubblico diverso da quello che si erano originariamente prefissati. Fatto sta che questo è il risultato, questo è il contenuto, il mio avatar l'ho vestito come uno dei due personaggi per rendervi un po' l'idea del tipo, magari sono un po' più vestite loro, però con i leggings che mettono diciamo che lasciano comunque poco spazio all'immaginazione. E con questo andrei anche a concludere prima di divagare oltre. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, se conoscete il canale fatemi sapere magari quali sono i canali più trash che voi seguite, così riusciamo a fare un confronto, o magari fatemi sapere di canali trash, perché so che c'è anche chi mi segue dall'estero, che probabilmente segue anche canali nella sua lingua madre, che ci sa raccomandare qualche canale appunto in lingue diverse, da paesi diversi, che sia un esponente del trash, in modo da poter fare effettivamente un confronto sul trash in Italia e il trash all'estero e vedere e decretare qual è la nazionalità che riesce a esprimersi maggiormente nell'ambito del trash su YouTube. Con questo io vado a concludere, noi ci sentiamo tra qualche giorno per il prossimo video e nel frattempo auguro a tutti una buona giornata.